Catania l'allevamento delle bufale per la produzione della mozzarella. Animali immersi nelle feci e nel fango. Con gli zoccoli cresciuti a dismisura per le mancate cure mediche. Farmaci somministrati senza controlli veterinari. Bufalini maschi, improduttivi, abbandonati morti nei recinti. Lombardia, terra bresciana, dove si concentrano gli allevamenti di suini, 4 milioni di animali ogni anno, destinati al consumo di carne. Ecco come vivono, topi nei recinti, insieme a feci e cibo. Maiali non curati, con escoriazioni e fratture. Esemplari malati, lasciati morire insieme ai compagni sani. Nel 2020 in Italia si sono macellati 580 milioni di capi, il 95% proveniente da allevamenti intensivi, grandi stabilimenti dove la luce è accesa anche di notte, come questo nel nord Italia, dove entriamo insieme al gruppo investigativo della LAV. Uno sterminato tappeto giallo. Non vedranno mai la luce del sole, perché questi animali devono mangiare, devono nutrirsi, devono crescere il più velocemente possibile. La Pasqua appena trascorsa, camion dalla Romania verso l'Abruzzo, carichi di agnelli. Viaggiano stipati in spazi insufficienti, non hanno acqua, non vengono nutriti.